Ok. Vediamo qua se ci sono... Sembra che se torni più volte nello stesso posto ci sono comunque le cose nuove. C'è ancora da raccogliere qualcosa. Pietra rettangolare, vabbè. 19 di argento, wow. E noi qua siamo a 0 di razione, eh. Comunque ho provato a fare dei controlli per il discorso del crash, a parte che a quanto pare crasha anche sulle console. Cioè crasha o frizza. Io l'unica cosa che avevo cambiato... L'unica cosa che ho cambiato è che avevo messo il frame lock, il limitatore di frame a 60 fps. E tutte le ore precedenti non aveva dato problemi. Guarda che c'è. Non ci ha visto questo babbeo. E dicevo, non ho mai avuto problemi. Ieri, la live che abbiamo fatto ieri, che si è frizzato per 2 volte, appunto, c'era il limitatore a 60. Quindi adesso ho riprovato a toglierlo e vediamo come va. Adesso è libero di andare anche di più. Anche se poi sta comunque a 60 qua. 77 però ho visto. Ok, quindi boh, speriamo bene. Il problema è che nelle ricerche che ho fatto uno invece aveva detto ah, avevo il frame rate non limitato, l'ho messo a 60 e adesso mi sembra ok. Invece a me è successo il contrario. Quando non c'era il limitatore non ha mai dato un problema che era uno. In generale però il problema comunque dovrebbe darli qui in Inghilterra, quindi... Non so, però qualche ora l'abbiamo già fatta anche qui, quindi non è quello il discorso. Allungano e le unghie crescono ancora, anche se il corpo è freddo. Ah, l'ho visto io stessa. No, non è vero. Cosa credi? Che resti un po' di vita anche nella morte? No, sono esalazioni del corpo. Gli odori crescono nella morte e così devono trovare una via d'uscita. Ok. Ehi, Vormio nerboruto amico! C'è un covo di sassoni proprio qui. Stiamo per ripetere. Che doppiaggio. Nessuna pietà? Beh, meno zecche ha il tuo cespuglio, meno ti gratterai. Io la vedo così. Però non abbiamo cibo, eh. Come ti sei unita all'armata di Soma? Giunsi in Inghilterra ancora prima di Guthrum, Ivar, Uba. Vivevo di contrabbando alle spalle di chiunque. Mentivo, rubavo e ne pagavo le conseguenze. Era una vita dura, ma imparai a combattere il dolore, mandandolo via con le risate. Quando Soma mi accolse, intravide la parte migliore di me. E io mi resi utile votandomi a cause più nobili. Mi resi utile ai suoi progetti. Dunque nessuno ti riteneva degna di fiducia, a parte lei. Esatto. Ed è proprio ciò che adoro di lei. Io adoro... adoro tutto di lei. Si era anche capito. Tu sembri divertire e allietare il clan. Che ne pensa, Soma? Se sapessi leggere nella testa delle persone, la mia vita sarebbe una noia totale. Ma Soma pare apprezzare la mia compagnia. E in che modo? A modo suo, ma non come io vorrei. Un'amara verità è più sopportabile con un sorriso, sai? Ridere in faccia alla sofferenza è un atto di ribellione. Diciamo che comunque è un cesso lei, non è che... Non è neanche questa. Ho visto uno scudo volante. Cosa ne pensi degli altri? Nell'inquadratura. Galin e Leif. Oh, Leif ha un fascino animalesco. Se fossi un albero, lo inviterei a esplorare le mie fronde e a riposarsi su di me. Si proclama un uomo d'onore, ma un uomo d'onore non appicca incendi con il solo intento di spegnerli per farsi lodare.
E Galin, le sue prediche hanno un che di artistico, ha una presunzione che personalmente trovo ammagliante. Non come te, insomma. Ammagliante è una parola che non si può usare. Ma intanto con i sassoni potrebbero sfuggirci. Dovremmo andare in avanscoperta. Ma poi, boh, praticamente è un uomo, non ha nemmeno le tette. Un incrocio tra un uomo e una signora anziana. Ma cos'è? C'è una schifezza comunque. Vabbè. Oh, aspetta, aspetta. Ho bisogno dei tuoi occhi. C'è un coso. Elimina le guardie. Andiamo a vedere qua cosa c'è. Battere con te sarà esaltante. E potrò ammirarti da vicino. Scusate, ma io devo anche lavorare mentre. Potrei farti un occhio nero o qualche livido. Perderesti il braccio prima che i lividi compaiano. Però perché? Ah sì, il rumore era di questo. Però boh, cioè non abbiamo proprio neanche una razione, eh. Il cibo non si trova. E in questo momento non siamo in combattimento, quindi. Quest'area è chiusa. Ah, c'è una ronda. Ravensburg. Che non me l'ha dato? L'ho schiacciato mezz'ora prima. Ah, ancora che noi. Io l'ho schiacciato più volte. Quando c'era scritto assassina, ma non me l'ha dato. Aspetta, eh. Questo mi ha visto, quello dietro no. Non sale. Perché c'è la. Ok. Copione, ce l'ho io là. Io lascio. Vabbè, ma dai, se ne fotte. Questo perché si è girato, però? Scusa, sulla base di che cosa esattamente? Comunque, fa niente, ma chi se ne frega dello steel? Guarda, guarda, non ci stanno già vedendo. È come se avessero suonato la campana. Allora. Ah, quello lì è uno speciale. Infatti spara cose di fuoco. Tiratore. Vediamo un attimo. No, questa è lei. È vero che non c'è. Guardi, noi stiamo allenando tutto. Con me, fratello. Allora, cerchiamo di avere l'adrenalina un attimo, vediamo se riusciamo ad acquistare l'adrenalina. Ma cazzo. Non hai più scampo. No, ci cioè, acquistiamo l'adrenalina. Dovevi andare. Ma che stronzo sta.
Stronzi. Stava attaccando lei. Anche il tempo di arrivare. Perché quello? Aspetta. Io ero un po' distratto quando ho parlato. No. Chi ti ha tirato laggiù, scusa? Grazie. Qui si sente qualche rumore, quindi ci sa qualcosa lì. Fate che perda l'equilibrio! Sta calmo. Il rumore porta valanghe. L'ho imparato presto. Io ho fatto pratica entrando e uscendo dalle camere da letto. Chi è che sta combattendo qua? Spegnerò all'inferno. Aspetta che non mi piatto questa po'. Porca miseria. Un attimo, lo sto scambiando per uno dei nostri, invece. La vita è da record. Praticamente in realtà non c'è. No, sì, dai, forse è un millimetro. Oh, cazzo, via. Ho paura che si girasse di scatto. Altre frecce dal massimo. Ma qua per esempio perché non scavalca questa cosa così? Non gli piace scavalcare. C'è qualcos'altro? Stiamo facendo un po' un giro così, ma nel senso, perché spererei anche di trovare delle cose. Non c'è niente. Invece di uccidere, rianimi. Non ce la fa saltare, sì. Elimina le guardie. Resta lì dove c'è. Perché c'hanno sul coso verde questi qui? La solitudine dopo il massacro. Non sono i nostri verdi. Sta finito. Comunque per ora va ancora tutto bene, no? Non sto parlando delle bestie, sto parlando del triangolo verde che c'è sopra la testa. Dunque, lettere da Wigmund. Perché di solito mi sembra... Cioè, il verde è no... boh. Vabbè. Tegn Radvald. Accludo un piccolo dono per mostrarti la mia gratitudine per ciò che hai fatto. Gli uomini sono ben addestrati e pronti a combattere. Non ho mai visto un gruppo di soldati tanto pronti a riconquistare ciò che è loro di diritto e a difenderlo in futuro. La tua lealtà non ha pari e so di poter contare sul tuo costante sostegno. La vittoria sarà nostra. Intendo dire che quando tu fai questo coso qua, vedi che bene o male i segnalini verdi sono i nostri, no? C'hanno i pallini forse i nostri.
Quindi se mi vedo la freccia verde come tutto il resto, non sembra un nemico. Cioè dovrebbe essere rosso, non so come dire, non verde. Dai che mi confonde. Ok, questo è un altro libro del sapere, vediamo. Scatta e scaraventa, vediamo. Il nome mi piace. Tieni premuto per scattare. Ok. Entra in contatto con un nemico per afferrarlo e sollevarlo. Lancia i nemici afferrati oltre una sporgenza o scagliali contro un muro. Mi piace questo. Oggi non so come sto rispetto agli alieni, te lo dico subito. Allora, poi vediamo. Armatura da cacciatore, caspita, abbiamo un'armatura nuova. Perché finora... In 40 livelli, chiamiamoli così, ho trovato... No. Set da cacciatore, incremento danni a distanza, ovviamente, dal nome. Questo è un 23, questo era un 31. Niente, però questo l'abbiamo ottenuto, diciamo, disonestamente, in modo disonesto. Non mi piace la cosa. Facciamo le cose... Come se non avessimo preso niente. Poi si vedrà. Tanto questi poi tra l'altro si possono evidentemente potenziare fino, fino a tutti quelli che non so cosa corrisponda. Magari probabilmente sei arrivano fino all'endgame, perché c'hanno 3 slot rune, c'hanno tutti quei potenziamenti lì. Quindi un po' da quell'idea lì, no? Vediamo. Ce n'è in teoria ancora uno. Quando aspettano di parlare con te stanno sempre così, guardali lì. No, non l'ho riconosciuto, cos'è che ti devo dire? È inutile che insisti, te l'ho detto, non... Per il momento non sono... O meglio ieri. Infatti ero incerto oggi se registrare. Non so perché. Non ci capisco un cavolo, quindi non è che... E poi te l'ho sempre detto, comunque in generale devi sempre considerare che quello che vedi tu non è quello che vedo io. Io posso vedere anche 10 cose di più di te... E tu vederne l'unica che invece era importante. Cioè non ha... conta fino a un certo punto. Adorando, Eivor? Adorando? Io? Rilassati, Drengre. Ci vediamo a Grantbridge. Ma che cosa vuol dire che quando ti aspetta sta accucciata così? Oh. Stronzata, mi sembra. Ok. Vediamo... È ancora bello distante questo. Sempre il nuovo ramo che sembra combo con l'arco da predatore. Ah, ok. I colpi alla testa consecutivi con un arco da predatore infliggono danni extra. Scusa un secondo. Cioè, già se lo becco in testa con un colpo non dovrebbe già morire. Anche perché dice i colpi alla testa consecutivi, quindi penso a un minimo di 2, cioè fai uno, fai 2, da lì in poi i danni aumentano. In italiano si interpreta così. E sì, ho capito, però me l'hai detto 2 volte. Vabbè, niente, quindi tutto qua, questa è finita qua. Vabbè. Qui c'è un altro... Grazie. Questa è zona 90.
Zona 90, 160, 55. Ok, quindi mi sa che quella è la prossima, 160. Questa è ancora 20. Però ecco, per esempio, anche in questo caso qua, ma fammi capire una cosa. Qui c'è 20 e 20, ma noi siamo già a 40. Quando andiamo a fare questa qua, cosa siamo? Shottiamo la gente, ma cosa vuol dire? Cioè, mi sembra assolutamente una stronzata. Con 90, quindi c'è solo una, 55 qua. 90, 130, 250, 160. Non so, mi sembra bilanciata la questione. Niente, andiamo da lui. Qui ci sarebbe, lo facciamo in un altro momento, andiamo a fare, portiamo avanti un attimo la quest principale, va? Qui c'è qualcosa? Ricorda la mappa che ti faceva scegliere se andare dai figli. Attenzione. O aiutare l'esercito danese. Sì, certo. Appunto, è questo che sto dicendo io. Sto dicendo che però tutta quella zona lì, che è quella dei figli, qui siamo già entrati, ovvero, che è quella dei figli, in realtà è ancora a livello 20. Questo è il discorso. Quindi se è ancora a livello 20 e ce la troviamo che è ridicola, perlomeno. In teoria è così. E dopodiché, tra l'altro, salta al 55 a quanto pare. Cosa che però sicuramente saremo pronti per il 55. Io ti sto dicendo, ho capito, loro hanno fatto due zone di livello giusto, ho capito, però nel momento in cui io in realtà faccio una delle due, l'altro diventa basso, né più né meno, è questo che ti sto dicendo. Ovvio che siccome c'era un bivio, loro hanno detto tutte le due zone sono di livello 20, ma è una stronzata, non so come dire, cioè a quel punto qui preferivo che non ci fosse il bivio. Oppure devono essere regioni più piccole, sei tu che non stai capendo il mio discorso. Sottointeso, cioè nel senso... Vediamo dov'è. Ma questo è come un MMO, è come quando tu giochi a World of Warcraft, cioè ci sono le zone, più zone spesso dello stesso livello. Cosa che succede? Negli MMO appunto tu scegli una delle due, non si sa su che base, così simpatia per il nome, quel cavolo che è, o perché, boh, guardi che grafica ha, ma è chiaro che poi l'altra diventa obsoleta, diventa di basso livello. E questa cosa mi sta bene, se non che dovrebbe essere però una regione più piccola, in modo che, anche perché tra l'altro siamo già arrivati qua, con livelli superiori, che in realtà probabilmente loro hanno previsto che in Norvegia ci stavi di meno e ci andavi dopo, mentre invece non è stato così per noi, quindi ci siamo stati di più e siamo arrivati qui potenti, pur che non abbiamo mai potenziato niente, eccetera eccetera. Dalla bocca di quel prete vedremo, magari dopo la prima zona queste qui forse conosci i venti di tempesta. Forse cambierà, perché appunto, come dicevamo, a vedere qua sembra che solo questo sia del 55. Adesso siamo a 40, cos'è 39? 41. Metti che farà anche quella zona lì, visto che ci darà anche meno punti, questa qua dei figli di Ragnar, arriveremo appunto forse a 55-60, non so, 55.
Vedi che ci sono tante secondarie qui, che secondo me andiamo su davvero anche più di 60, quindi rischiamo di fare questa qua, che siamo ancora di nuovo molto sopra. Poi salta a 160, 90 salta a 90, da 55 va a 90. 250, 130, 90, 340. Non so, sembra che poi a un certo punto ci sia un vuoto, perché anche perché voglio dire, qui arriviamo al 55 secondo loro e poi facciamo quelle del 90, cioè facciamo 35 livelli qua. E mi lascia un po' perplesso, no? Dico, secondo loro solo questa zona qua, cioè due zone grosse, tutte e due del livello 20, questa qua del livello 55 e ci sta. Poi devi arrivare a 90, perché questa è 90, non so, andiamo un po' più su, 190, e mi dà l'impressione che non sia, per ora non sembra pianificata tanto bene, insomma, 130, 340, perché poi vedremo anche qua se scegliendo quelli che lui dice, no, dalla mappa delle alleanze, dove ci porta. Però è un po' strana come cosa, 55, 90, 160, vedremo, non lo so. Io mi lamento più che altro perché sai benissimo che vorrei un po' di sfida, no? Eivor, al di là di come sono lucido o meno io. Soma ha detto che ti avrei trovato qui. Qual è il piano? Vogliamo liberare il mondo da un prete che vomita lodi per l'Aldermanno e che riversa le offerte negli scrigni di Wigmund. Quindi, ecco il piano. Entriamo, sgozziamo il prete e torniamo da Soma. Farà infuriare Wigmund. Perché ti sei unito all'armata di Soma? Siamo sbarcati in Inghilterra insieme a Guthrum. La grande armata d'estate, così ci chiamavano. Poi Guthrum andò nel Wessex e Soma si propose come Jarl. Avrei voluto farlo anch'io. Cosa faresti se fossi tu lo Jarl? Condurrei la città a modo mio. Non darei molto peso alle opinioni di Birna e Galin. Diffidi di loro? Non dico questo. È che Birna ha i piedi ancorati a terra e Galin ha la testa fra le nuvole. Se dovessimo affrontare pericoli mortali, temo che nessuno dei due sarebbe in grado di guidarci. Poi, insomma, per ora sembra continuare a dire che è lui il colpevole, però vediamo se c'è un colpo in scena, perché sennò... C'eri quando Guthrum ha nominato Soma Jarl. Com'è stato? Ero felice per lei. Con Soma al comando, l'argento ha iniziato a scorrere e la gente a danzare. Il commercio è il suo pane. Certo rimpiango di non essermi fatto avanti e di non aver ricevuto l'onore di guidare una città. Ma è acqua passata. Soma è la mia Jarl e io le ho giurato lealtà. Non c'è Dio che possa farmi cambiare idea. Che doti servono ad un abile costruttore navale? Pazienza e amore. Conosco le mie navi come un padre conosce un figlio. Ma serve anche molto argento per costruirle. Legno solido, pelame resistente, pitture costose. Il giallo che uso, per esempio, deve essere importato. Un prezzo alto per un colore vivace. Credo sia per questo che qualcuno mi ha rubato della pittura. Dannati ladri. Sembrano tutti fedeli. Sì, in effetti possono avergli rubato il colore, non è che... Diciamo che partiamo dal presupposto che è stata la quest stessa a dirci che è uno dei tre. E non quindi magari un estraneo che ha simulato. Ma anche perché lei, insomma, ha detto che solo loro tre conoscevano questa cosa. Non c'entrano le secondarie, è comunque poco lì, cioè, quelle sono zone 20, punto. Hai ragione. Il lacchè di Wigmund avrà ciò che si merita. I miei guerrieri distrarranno i soldati sassoni di guardia. Noi due troveremo... Sono due grosse ragioni di livello 20, quando noi siamo già molto sopra, questo lì. Dopo si salterà al 55 e poi al 90, con una sola regione. Vedremo. È necessario occultarmi. Poi uccidi
Occultarsi, che ti voglio occultare se questi qui stanno attaccando. Mamma, faccio fatica. Vabbè. Cosa sta facendo? Vai su. Qui sta suonando. Così mi piace. Molto meglio di una noiosa azione. Ha calpestato quello di là. Anche quell'attacco lì non... Ma cazzo, eravamo senza adrenalina. Diciamo, perché non si sposta? Non si... Ma mollami. Altro detto oggi... Che palle, insomma. Perché mi ha attaccato? Questo qua. Un cazzo? Non ho fatto niente. Ma scusa, ma cosa sta facendo? Cioè, non subisci il colpo. Te lo sei preso, ma non... Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Se mi ripiglio un po' perché... È il cibo? Sì, faccio ste luci del cazzo, il fuoco, ma che scherzando, non si vedeva niente. Lì c'è una chiave. Mi piace perché ti mettono i portoni, però poi ti mettono cosa per salire davanti. Cioè, cosa cazzo serve il chiudersi... Il prete dei